di alto spessore e ottimo profilo. Io devo dire che l'ho condivisa con molta convinzione. Il difensore civico deve essere una persona super partes, che riesce a essere il filtro fra le istanze dei cittadini e quello che sono gli apparati, gli organi politici e amministrativi della regione. Quindi una donna che avvocato ha vissuto sulla propria pelle questioni drammatiche come quello della violenza verso le donne, ma che da questo ne ha tratto elemento di forza per esercitare il suo ruolo da parlamentare e oggi è la persona giusta per interpretare al meglio il difensore civico nella regione. Siamo all'inizio degli anni 70, che per prima fra le regioni neoelette a statuto ordinario si dette il regolamento e la figura del difensore civico. Credo che sia fatto una cosa bella per la Toscana. Lucia Annibali è una donna che ha un valore altissimo a livello umano, a livello etico, la sua storia lo dimostra, la sua battaglia, la sua elemento identitario come difesa di chi ovviamente si impegnerà per difendere i diritti dei cittadini toscani. A lei un compito straordinario, quello di essere il garante di tutti i toscani, un impegno importante. Il difensore civico è l'organismo di garanzia più importante della regione toscana, per me è anche un senso di responsabilità straordinaria essere colui che ha avanzato la proposta di Lucia. Ringrazio i colleghi del Partito Democratico che hanno accolto questa proposta. Abbiamo dimostrato che in questi mesi volevamo dare alla Toscana una donna, prima di tutto, vogliamo dare una donna di altissimo valore qualitativo umano per quello che ha vissuto nella sua vita, e credo che la Toscana oggi esca più forte, ne escano più forti i diritti delle donne, degli uomini, dei ragazzi, delle persone, degli ultimi. Credo che Lucia sarà una persona che si dedicherà a tempo pieno a questa esperienza. La Toscana può andare orgogliosa del proprio difensore civico, e io personalmente, come capogruppo di Italia Viva, di una forza politica che si è assunta questo onere di responsabilità, credo di essere veramente soddisfatto nel coronamento di un percorso che denota anche coraggio, tenacia e anche, a mio avviso, lungimiranza. Valutazione sicuramente negativa sul modus operandi che ha attuato la maggioranza nella nomina della figura apicale, perché ricordiamo che il difensore civico è di garanzia per tutti i cittadini toscani, senza colore politico, senza appartenenza politica, che si rivolgono a una figura che dovrebbe essere di garanzia e che auspichiamo diventi di garanzia nel caso di dissidi con le pubbliche amministrazioni o comunque con privati che però gestiscono attività di pubblica utilità. Purtroppo sul nome di massima espressione di tutto il Consiglio regionale, almeno quello che noi auspichiamo, c'è stato un colpo da parte della maggioranza, che ha deciso di votare, di votarsi il nome dell'ex onorevole, la dottoressa Annibali, senza condividere questo nome con le opposizioni, senza fare un percorso partecipativo, valutando i curriculum, valutando le esperienze su colui che, colei in questo caso, dovrà rappresentare tutti i cittadini toscani. Auspichiamo che faccia un lavoro veramente super partes, anche se purtroppo il modus operandi di questa maggioranza ci fa pensare il contrario. Hanno utilizzato la principale figura di garanzia di tutti i cittadini toscani, ovvero il difensore civico, la figura che rappresenta tutti i cittadini e le cittadine della Toscana di fronte alle istituzioni, qualora ci siano controversie. Quindi la figura di massima garanzia per la città, per la regione, è stata utilizzata dal Partito Democratico e da Italia Viva per mantenere in piedi la maggioranza. Io penso sia stata scritta una delle pagine più tristi di questa legislatura, sicuramente, una pagina di politica che ha esposto la regione toscana alla berlina in tutta Italia. La regione toscana, per questa scelta, per questo accordicchio fatto da PD e Italia Viva per mantenere in piedi la maggioranza utilizzando il difensore civico, è finita sulle copertine di tutti i giornali nazionali. Noi
noi abbiamo voluto dare un segnale, cioè che la scelta del difensore civico della Toscana dovrebbe essere scelta fra persone che hanno specifiche competenze nel campo della difesa civica. Per questo abbiamo letto tutti i curricula arrivati con autocandidature in seguito all'apertura dell'avviso pubblico e abbiamo scelto il profilo che ci sembrava più adatto. In effetti ha già un'esperienza, dal 2014 è difensore civico della Basilicata, la dottoressa Antonia Fiordelisi, e adesso lo è in regime di prorogatio. Quindi noi abbiamo cercato di togliere questa logica della spartizione di poltrone dalla nomina del difensore civico. In questo caso il partito di maggioranza, che non solo non ha fatto un'apertura alle opposizioni per la scelta di una figura super partes, ma praticamente a nostro avviso ha seguito una procedura che non è nemmeno regolare e espone questa nomina a dei vizi di incostituzionalità. Sicuramente una figura apicale, una figura di garanzia è stata, come dire, messa sul banco per cercare di dare consistenza e tenuta a una maggioranza che in questa vicenda ha dimostrato sicuramente di, come dire, sapersi ricompattare, tutto questo però a scapito di quello che dovrebbe essere la normale dialettica tra maggioranza e opposizione, soprattutto nel momento in cui si parla di figure che dovrebbero caratterizzarsi per neutralità, imparzialità e quindi svolgere, diciamo, un ruolo di interesse a tutto campo, quindi scevro da qualsiasi anche solo riferimento ad una storia politica. Questo è quello che avremmo auspicato e questo è quello che invece non è accaduto nel lungo dibattito in aula. Tra l'altro io ho sottolineato anche come abbiamo perso un'occasione anche per cercare di rivedere in qualche modo quali legislatori, quella che è la stessa figura, diciamo, del difensore civico e della funzione che oggi dovrebbe svolgere appunto quelli che sono gli organi di garanzia della regione. Quindi non abbiamo neanche saputo arrivare a questa scadenza riorganizzando complessivamente quello che è un istituto fondamentale. Ecco perché di fatto noi non abbiamo partecipato con gli altri colleghi del centrodestra a questa elezione, nulla, diciamo, eccependo sulla figura, per carità, della dottoressa Annibali, con il massimo rispetto per la persona e per la sua storia. Però di certo non si possono fare battaglie politiche e, come dire, barattare incarichi per far tenere una maggioranza regionale che anche in passato e anche su questa vicenda ha dimostrato di avere comunque delle grosse, diciamo, dei grossi motivi di crisi. Consentitemi innanzitutto di fare un grande in bocca al lupo a Lucia Annibali. Le sue competenze, la sua sensibilità, la sua storia personale penso possano rappresentare il profilo giusto per dare risposte ai cittadini che segnaleranno disservizi rispetto a quelle che sono i servizi messi in campo dalla Regione. Il ruolo del difensore civico è un ruolo molto importante perché è davvero il luogo in cui le istanze dei cittadini trovano una risposta anche a disservizi che purtroppo possono accadere. Io penso che Lucia Annibali, anche per la sua storia personale, possa rappresentare la figura giusta e possa svolgere con serietà, impegno e competenza questo ruolo così delicato. Sono autore di alcuni libri e in particolare oggi siamo qua per parlare di questo qui che sto stringendo fra le mani, che è una raccolta di racconti brevi che abbiamo pubblicato insieme a Cure to Children a scopo benefico, poiché i proventi della vendita di questo piccola antologia vanno al progetto per la ricerca sul neuroblastoma, che è un terribile tumore infantile, il cosiddetto GNN, Global Neuroblastoma Network. E dove si trova la pubblicazione? La pubblicazione la si può acquistare direttamente sul sito di Cure to Children e presso alcuni punti vendita che hanno aderito a tenerlo disponibile nei loro negozi e poi magari anche tramite contattando direttamente me che ne ho alcune copie. È una bella iniziativa. E quali sono le particolarità del libro? Le particolarità del libro, niente, io penso la cosa più importante sia proprio quella di voler
finanziare un progetto di questa portata. E poi chiaramente chi ama leggere che ci potrà trovare, a seconda appunto dei suoi gusti, dei racconti più o meno interessanti, ma questo poi lo lascio a decidere a chi leggerà. Adottiamo questi progetti perché tra gli slogan appunto della Fondazione Cure to Children c'è uno slogan che fa riflettere: tanto con poco. Essendo un'organizzazione composta per la sua totalità da personale volontario, volontario nel senso pieno del termine, perché non ci sono neanche rimborsi spese, un librino come questo, che può raccogliere l'offerta di 5-10 euro, per noi è molto importante. La nostra attività si è realizzata nel corso di questi 16 anni in tutto il mondo. Si è costituita questa rete di centri di oncoematologia pediatrica in paesi poveri, in paesi emergenti. Proprio quest'estate, a giugno dell'anno passato, siamo stati in Africa, in Camerun, e anche lì è nata una collaborazione molto interessante, perché portare l'oncologia pediatrica in Africa, dove, come potete immaginare, non è garantita neanche una corretta diagnosi, per noi significa aver raggiunto veramente tutto il pianeta, tutte le aree incredibili del pianeta. C'è il merito dell'opera, che è veramente bella. Federico, che è uno scrittore ormai affermato a livello nazionale, dimostra anche con questi racconti di saper entrare in qualunque tipo di casistica del genere fantasy, e non solo, perché poi i racconti sono interessanti anche quelli con riferimenti storici precisi. E naturalmente c'è il grande aiuto giusto alla Fondazione Cure to Children. Federico ha una sensibilità spiccata per queste prerogative della Fondazione, per le sue campagne, e fa bene ad aiutare la sensibilizzazione. Tra l'altro l'associazione Cure to Children fa cose straordinarie in Africa, fa cose straordinarie anche nel nostro paese, ed è nata proprio per aiutare attraverso l'opera di alcuni genitori, per aiutare proprio in particolar modo i più giovani che vengono colpiti dal tumore, in particolar modo dal neuroblastoma. Quindi è un grande merito letterario, ma anche sociale, quello che oggi presentiamo attraverso questo libro. Stamani raccontiamo una storia bellissima, una storia che tiene insieme la capacità di saper coinvolgere, di sensibilizzare, tiene insieme la capacità di saper raccontare di Federico Fubiani, uno giovane scrittore talentuoso che mette a disposizione il suo impegno, il suo lavoro verso chi soffre di più, e lo fa insieme a una fondazione, Cure to Children, a cui sarà devoluto il ricavato della vendita di questo libro, Sogni, Pensieri, Parole e Segni, e dà il senso di come si possono tenere insieme la cultura con la solidarietà. Il Consiglio regionale, ogni volta che è possibile fare la sua parte con Cure to Children, ormai abbiamo messo in campo una serie di iniziative, penso al calendario che andremo a riproporre anche nelle prossime settimane, perché il nostro obiettivo è essere vicino, essere a fianco di ogni associazione che tenta di essere vicino a chi soffre, e questo è il compito della politica, non voltarsi mai dall'altra parte. Quindi grazie a Federico Fubiani, grazie al collega Massimiliano Pescini per aver voluto qui questa iniziativa, e grazie a Cure to Children per tutto quello che fa per le nostre comunità.